Stasera preparo per cena gli involtini di verza e allora ho pensato di girare un breve tutorial per farvi vedere come si fa. Questa è la verza, come vedete. Allora, questa costa centrale che è dura e poco flessibile va eliminata con la forbice, semplicemente tagliata in questo modo. Poi la verza va sbollentata in acqua calda in maniera che diventi più tenera. Ovviamente le verze le potete sbollentare tutte insieme per 2 minuti complessivi. Poi dovete scolarle e metterle su carta assorbente in maniera che siano ben asciutte. Nel frattempo prepariamo il ripieno. Allora, per il ripieno, anziché la fontina di OP, questa volta ho scelto un formaggio più delicato, l'asiago fresco. È sufficiente tagliarlo in bacchette in maniera che poi stiano all'interno degli involtini di verza. Oltre all'asiago, il ripieno degli involtini di verza è semplicissimo. Prosciutto cotto, va benissimo anche affumicato, anche la mortadella se vi piace. E poi io metto anche un poco di bechamel, veramente densissima come vedete, perché dà all'involtino una cremosità veramente eccellente. Mettiamo sul fondo di una pirofila un goccetto di olio e poi a me piace aggiungere anche un pochino di bechamel, giusto per lasciare anche il fondo degli involtini un po' più umidi, così un pochino spalmato. Allora, adesso qua abbiamo la nostra foglia di verza, ovviamente avendo tolto la costa e non omogenea, noi la sovrapponiamo, aggiungiamo la besciamella, non tantissima, però secondo me è lo sprint migliore perché dà veramente un po' di morbidezza e cremosità extra. Poi mettiamo il prosciutto cotto, un bel pezzo di formaggio che poi in cottura si scioglierà, magari anche uno un po' più grandino visto che la verza è grande, e poi accostiamo i lembi laterali e arrotoliamo partendo dal centro. Ecco qua, questo è l'involtino di verza e lo deponiamo semplicemente nella nostra teglia. Se invece non volete mettere la besciamella, procedete semplicemente con il prosciutto e con il formaggio. Ecco qua, sono semplicissimi da preparare. Ecco qua, gli involtini di verza sono pronti. Ora avete due scelte: o fiocchetti di burro oppure un filino di olio extravergine d'oliva. Io in questo caso sono per l'olio extravergine di oliva, anche perché insomma qua abbiamo già la besciamella, direi che con i latticini ci siamo. Allora, saliamo leggermente, dico leggermente perché la verza l'abbiamo sbollentata in acqua salata e poi prosciutto, formaggio, besciamella, insomma erano tutti abbastanza saporiti. E poi la cosa che mi piace mettere sui bottini di verza sono dei pezzettini di griglio di noce che danno un pochino di croccantezza e si sposano molto molto bene sia col gusto della verza sia con quello del prosciutto e della besciamella. A questo punto gli involtini di verza devono soltanto cuocere in forno per 20 minuti a 180 gradi. Ed ecco qua, gli involtini di verza sono pronti, belli, gratinati e cremosissimi.